Se andiamo dal prossimo, che non so dove sia. Anche per, cioè, dovrebbero essere tutti qua. Oh. Ok, vedo. Vedo dei, un paio di Lizalfoss. Un bel paio di Lizalfoss. Fatemi vedere cosa possiamo fare. Questi possiamo farli saltare per aria. All'arco reale si è rotto. Va bene. Facciamo rompere anche quello. Oh cacchio. Gli unici da non lasciare in vita sono. Sono quelli con l'arco. Oh, ma che cacchio fai? Voli? Ma vai via. Ma vola dall'altra parte del pianeta. Oh cacchio. Bello perché sparo. Cos'è? A caso. Dalla paura. Chi è? Chi è? Togliti. Sento qualcuno con le frecce. Che è stato? Ma sei stato te? Sei stato. Io ti ammazzo. Te sei il primo a morire adesso. Ti vengo a cercare. Era quello d'argento, era, eh? Ti vengo a cercare. Vai tranquillo, te non sopravviverai mai. Sei proprio mirato adesso. Vedi la freccia. Sparo la freccia contro un albero. Gira e va verso di te. Ti miro, ti cerco. Non hai più possibilità di vita adesso, ok? Dove sei? Dove sei? Eh? Sei là? Sei là? Eh? Fai il pranzetto? Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo una cosa con calma. Eh? Allora? Allora anche te? Forza. Vai! Te c'hai un arco o una spada? Cosa c'hai? C'hai un arco. Ma vai via, vai. Devo uccidere quelli con l'arco assolutamente perché sono quelli più pericolosi. Ciao signore, tutto bene? Dammi tutto qua. C'è la spadina di fuoco lì che in realtà mi interesserebbe, ma possiamo lasciarla anche lì. Non. Fa lo stesso. Sento qualcuno che spara. Ma che è successo qua? Ah, sei te? Sei te, eh? Ti diverti con quello? È il tuo giochino? Quello là muore. Beh, tutti muoiono in realtà, ma fa lo stesso. C'è chi muore di più e chi muore di meno, ecco. Diciamo così. Quello d'argento moriva di più, di sicuro. Infatti, è morto. Ma con, cioè, con sta spada davvero? Se me la lasciano. Devasto? Ma che, cioè, come. Non ho capito. Va bene che c'ha solo due colpi, però ammazza in un colpo. Adesso voglio vedere. Vediamo tutto. Andare tranquilli, vediamo tutto. Perché devo distruggere tutto e tutti. E tutto. E siamo a mezz'ora. Quindi, sì, no, probabilmente non ce la faccio in un solo video, come ho già detto. Ho detto a questa velocità, dai, magari con qualche taglio che comunque faccio per le morti, magari riesco a farlo entrare tutto in un video, ma non credo. Cioè, ma ne dubito fortemente. Per cui rilassiamoci, tranquilli. Faccio tutto, ammazzo tutti. Bloccare è la scelta giusta. Ho capito. In che senso? Io c'ho Calamitron e posso usarlo per spostare questo. Cosa mi sa significare sta cosa? Perché io vado qua. Posso bloccare questo volendo. Che cosa è successo? Cos'è successo? No, davvero, fatemi capire. Come sono morto? Dal nulla proprio. Riproviamo, eh. Con calmissima. Con calmissima. Bloccare. Aveva detto che era. Ok. Ok. E grazie. Ci siamo? Va bene, lì. Senti quell'altro là che prende le botte. Ci siamo, eh. Piano. Pianissimo. Ok, posso bloccare questi. Ok.
Che non so se mi conviene bloccare questo o quello dopo là. Credo mi convenga bloccare questo. Perché era quello più complicato. Sì, ma porca di quella vacca. Ma cioè, ma non puoi. Dai, ma non puoi proprio. Link. Ma no. Ma no. Mi raccomando. Mi raccomando, eh. Tra l'altro ho cambiato anche il vestito adesso. E mi sono messo quello da terre selvagge, da Link, dal classico. Qua come cacchio passo? Devo fermarne uno e devo fermare l'altro. O no? O vado, vado, va bene, vado, sono andato. Oh mio Dio, ma ancora? Quanta roba. Continua troppo sto coso. Aiuto. Ah, devo passare qua? Devo volare semplicemente in mezzo? Lo sai che non posso volare semplicemente in mezzo, vero? Quella là, tra queste due mi sa è la più problematica, sapete? Credo. Vai, vai, ok. Anche perché ci avete poco spazio di manovra. Sennò poi perdete la spinta. E non riuscite più. Wow, immaginavo. Al contrario vado. Ma non c'è un cartello stradale? Attenzione, spine mortali? No? Ma è pericoloso. Cioè, come cacchio faccio poi qua? Non vedo niente. Non vedo niente. Io che ne so dove vanno le spine qua? Non lo vedo. Che devo andare pienissimo. Però se sto coso mi insegue. Scusa, eh. Ma porca. Ma guarda te. Oh. Madò, sei fuori. Sì. Ma mettimelo più. Ehi. Guarda che infame. Volevi, eh? Volevi che saltassi? Scusa? No. No, Link, no, Link, no, 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 ti prego, no, no. Piano. Piano. Qua mi trollano, no? No? Oh? Oh? Ho vinto? Ho vinto? Aspetta, dov'è? Oh. Sbaglio, mi manca uno scrigno. Aspetta, sbaglio o mi manca lo scrigno? C'è lo scrigno? Ah, lo scrigno c'è. Dov'è? Ci deve essere uno scrigno da qualche parte qua, no? Scusa? Ma sto vermone arriva? Dove si ferma? Ah, ok. Qua si ferma. Non mi muovo. Va bene. Ho finito. Però mi mancano scrigni. Vabbè, fa lo stesso. Dovrebbe esserci uno scrigno da qualche parte. Non mi interessa. Cioè, in realtà mi interessa perché non lo lascio qua. Cioè, adesso vengo a ritrovarlo, ma non ho capito dov'è. Non l'ho visto almeno. Da qualche parte. Dove mi devo buttare? Oppure lì, appunto, nell'inseguimento. Di sicuro c'è da qualche parte. Oh, ciao. Ma lui? Uè. Che c'era uggioso. Con chi ce l'hai? Ma sono sempre io, tranquillo. Chi si rivede? Che si succede? Sembri uggioso, proprio come il tempo su questo altopiano. Perdona la scortesia se ti capisco, viaggiare non è cosa facile. C'è un'antica canzone che parla di un eroe che viene da queste parti. Tipo me? Dai, ascolta. Dimmi. Ma cos'è? Mi dà un sacrare anche lui? Vampa che sul vulcano sale. Acqua che in cielo guizza, lampi scattano tra dune in tempesta. Vola sui nembi la brezza, ok. Macchina maestosa, simile ai colossi sacri. Attendi l'eroe ascosa. Eh? Ma che sta a Dio? Ma che lingua è? Oh cavalli, non fuggite al suono potente che ovunque riecheggia. Al galoppo respirate.
Il soffio della natura selvaggia. Cosa? La curiosità mi spinse a compulsare i documenti del mio maestro, quelli dove trovai annotata questa canzone. Che tipo di suono metterebbe in agitazione i cavalli? Uno schianto, un fragore? O forse un rombo? Io non saprei. Di certo ho fatto bene a visitare il luogo che ispirò tale canto. Vederlo, respirarlo, magari mi coglie l'ispirazione. Tra i documenti c'erano altre canzoni interessanti e il mio proposito è quello di visitare tutti i loro scenari. Che cosa vuol... Che cosa... Cosa? Che vuol dire? Ah, oh mio Dio, tra l'altro ci sono 5 ricordi ex nuovi? Sì, prima di quelli e tutte le missioni. Ok. Armatura malvagia, elmo dell'usurpatore. Cosa? L'usurpatore non era coso? Quello di Twilight Princess? No, vabbè. Barbatura ancestrale, bla 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 bla. Ok, non mi interessa. Fammi capire sta cosa invece. Che cos'è? Una sfida del sacrale? No, non credo. Deve essere qualcosa. Cos'è? C'era dove Vampar. Vabbè, comunque fatemi andare a cercare quello scrigno perché maledizione non posso mancarlo. Non puoi. Mi viene il pianto. Solo a pensare che devo rifare sto livello. Il pianto. Tanto lo so bene che me l'avete messo qua, eh. Me l'avete messo qua da qualche parte. Ma lo so. Di sicuro. E poi mi diranno tipo devi scalare uno di questi cosi. Ma 100%? Cioè proprio me lo sento dentro il cuore. Che è qua da qualche parte. Dove? Dove cacchio me l'avete messo? Brutti schifosi. È qui sopra? Non può essere qui sopra. Ma porca vacca, non c'è! Ma non c'è! Non c'è nessun tesoro qua! È impossibile! Ma porca, guarda dov'è! Guardalo, guardalo, è all'inizio! È all'inizio! Ma io devo massacrare una famiglia intera! Ma porca vacca! Fatemi vedere, perché se funziona come dico io trollo tutti e questo qua me lo prendo e me ne vado? Ma, sì, ma devi saltare, Link! Cioè, oh, no, hai saltato, va benissimo, ma... Una spintina in più magari? Eh? Cosa, ti è ceduto il piede? Può essere, eh? Magari ti ha ceduto il piede, non lo so. Fai il saltino, crampetto alla gamba, scricche, cadi sulle spine. Può essere, eh? Dai. Dai che ce la fai, vedi? Bravo bambino. Molto bravo. Scudo Silvano? Wow, tutto questo per uno scudo Silvano. Che bello. Ma che bello proprio. Guarda, ti butto anche uno scrigno per te. Sai che ho detto? Ho detto che butto uno scrigno? Non ci posso credere però, ma non ci posso credere, ma non puoi, ma non puoi. Io ragazzi ho capito dove vuole arrivare il creatore del gioco. La pensata di questo DLC non è, cioè, non è, no. Ah, no, scusa. Era 40 prima, vero? Era 40 lo scudo? O sbaglio? No, ricordo male. Ma ha cambiato lo scudo anche. Cioè, più scarso di prima. Andiamo bene. Ah. Aspetta. Quindi io praticamente ogni volta che apro uno scrigno ho una percentuale che mi possa apparire. Quindi ricominciando ogni volta posso trovare tipo le armi più forti del gioco anche. Cioè il massimo che mi possa uscire posso trovarlo semplicemente rientrando il gioco. Rientrando nel gioco? Fatemi capire sta roba. È assurdo. È assurdo. Ci sta. Cioè ci sta. Si può fare. Allora, calmi. Ci dirigiamo qua. Ok? Andiamo a piedi. Andiamo a piedi. Che me ne frega. Non c'ho le cose, giusto? Mi ricorda. Quello che volevo dire prima, nelle innumerevoli volte che sono morto, è che questo gioco non l'hanno reso più difficile. Questa modalità non è più difficile. È Link che è più stupido. Hanno reso Link più stupido. E più impedito anche. Perché è proprio impedito. Una persona che non riesce a saltare è impedita. Non è stupida. E non è possibile sta cosa. Oh mio Dio. Dai, forza. Vuoi far sotto? Eh? Sei sicuro, vero? Sei sicuro della tua scelta, eh? L'importante è quello. Aspetta, anche te. Ah, l'ho preso? Ok, ed è anche morto. Molto bene. Batteria scarica adesso non me ne... Non sai quanto me ne frega?
Zero. Ti sei fermato proprio al pelo. Oh cacchio, cacchio. Madò. Che pelata che mi ha fatto quello. Oh, arriva gente. Arriva gente, ma a me non interessa. Interessa a lui in realtà. Ma questo muore, vabbè, fa lo stesso. Io sto sprecando tutte le frecce. Oh. Ciao. Ciao ciao. Ma cosa sta succedendo qua che va in fiamme tutto, scusa? Ah, c'è lui là che spara. Ciao amico. Di poco, eh. Ah, ce n'è un altro là. Ah, ma c'è più gente qua. Sì, le spine pure. Volete colpire con le spine? Che peccato. Oh. T'ho visto, eh. Aspetta, dove saltare? Link. Paravela, please. Grazie. Sto arrivando da te, baby. I'm coming for you, baby. Oppala, baby. Questo ragazzo ormai... Giochetti. Giochettini, così, dai, giusto per scherzare un attimo tra amici, no? Ci si ammazza. E va bene, si può fare. Il problema è il dungeon. Porca... Ma... Cioè, non può essere... Non può non riuscire a fare un salto, Link. Dai, non è possibile. È più impedito. Per forza. Cioè, l'hanno reso impedito forte. Perché io i salti riesco a farli sempre. Non è che da una modalità all'altro non riesce più a saltare Link perché non c'è più le gambe. Che cacchio è? Che cosa vuol dire? Forse sono diventato più scarso? Può essere? Sì. Non giocandoci magari. Però dai, ammettetelo, è più impedito. Basta che me lo dice. Me lo diciate. Dice, vabbè. Se mi dite guarda, abbiamo reso Link più stupido e più impedito, allora ci credo. Rune Colibà. Fa lo stesso. Fammi vedere che cos'è. Basta che non è un altro come quell'altro di prima. Il primo com'era che non me lo ricordo più. Ah, il primo non era difficile. Il primo non era difficile, dai, va là, ma cosa? Il primo non dovevi saltare, infatti. Guarda caso. Nel secondo è salto morto perché non riesce più a saltare. È chiaro. Oh mio Dio, qua c'è. Oh mio Dio. Ah, aspetta però. Aspetta, io c'ho la cosa. Io c'ho la spada che ammazza in un colpo. Ah no, aspetta, il problema forse è un altro. Se lui spara. Lui spara. Scudo da 22. Posso buttare questi. Ma ne cade un altro per caso? Che cos'era sta roba? Che cos'era? Ah. 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 Sì? Sì? Che succede? Che succede, amico? Qua mi raccomando, qua non vi fate fregare. Che lì se cadete vi spaccate le gambe. Aspetta mo. Che qua ci si diverte con questi. Questi qua vi ammazzano in un colpo questi se vi colpiscono. Sono infami, sono piccolissimi, ma vi ammazzano in un colpo. Inutile dirlo. Quindi mi raccomando. Oh cacchio. Ok, questo è più grosso degli altri. Ok. Aspettavo solo quel momento io.
il momento in cui potevo pugnalarti. La prendo sta cosa? No, che me ne faccio? No, quella la voglio però. Ehi. Ciao. Ciao. C'è uno dietro? No. Aspetta, eh. Mi raccomando, controllate tutti gli angoli che quei bambinetti spuntano dal nulla, vi sparano anche un colpo proprio, devono sputarvi. Ehi. Grazie. Vi sparano, vi sputano in un occhio e morite. Perché subite uno schifo di danno. E vi ammazzano. Questa è la dura legge della, del secondo DLC a quanto pare. Puoi essere forte quanto vuoi, ma anche i bambini possono uccidervi. Qua c'è, sarà la piccola chiave. Scusa, aspetta, no, fammi capire adesso. Io non posso questo tirarlo. No, no. Ok, allora no, perché? Magari dici puoi tirarlo su con quello. E aspetta. Ah no, ok. Mi sono perso. Mi sono perso un attimo. Che sta succedendo? Ehi. Ehi là, amici. Oh, oddio. Oddio. Ma questi sono forti. Aspetta, aspetta. Ma io ce l'ho. Non c'ho le frecce. Porca. Porca. Adi. Adi. Sentili, sentili che sparano. Adi. Vado. Sei buono. Posso spingerli giù di sotto, se no scusa, eh. Ce l'ho. Con cosa? Provo a tirare una freccia a ghiaccio, to. È l'unica cosa che potrei provare. Quel bambinetto muore intanto. Così. Oh, oddio. Aspetta, sei già risvegliato te? Te! A casa! Ci sono, mi danno un sacco di queste cose. Ma scusa, ma rinascete di continuo voi? No, ma non vi stufate? Fate basta? Eh? Quanti ancora? Oh. Va bene, ci andiamo direttamente adesso. Bello. Bello, infatti mi stavo dicendo, mi stavo prendendo un po' un colpetto, ho detto, ma scusa, ma cos'era quella battaglia all'inizio? Che tanto con un colpo sciopano, quindi non serve a niente una battaglia del genere. Cioè, più che altro, ecco, una cosa che fa molto male, non è tanto il singolo nemico, è il gruppo di nemici che fa danno, perché voi non potete tenerne conto di tutti. Cioè, dovete tenerne conto di tutti, ma non potete. Perché magari salti, c'è quello dietro che ti spara la freccia e ti ammazza, c'è quell'altro che ti graffia e ti ammazza. Non dovete temere il singolo, dovete temere il gruppo. Questa è una cosa anche di vita. Sentite queste metafore della vita, che vi tiro fuori ogni tanto così, dal nulla. Out of nowhere. Ok, l'abbiamo fatto. Ok, sì. Ma voglio anche vedere.